Oggi una bellissima haul. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Non spesso faccio haul su questo canale e invece questa volta, con questo back to school, questo ricominciare ad andare a scuola di Enzo a scegliere le sue cosine su internet per prendergliele, ho preso per me alcune cose veramente veramente bellissime. Vi lascio di tutte le cose di cui vi parlo i link qua sotto. La maggior parte delle cose le ho prese su Amazon, sì, è una cosa, però ve la faccio vedere in anteprima adesso e poi vi farò una recensione dettagliatissima delle singole tipologie di alcuni pennelli che mi ha inviato la Tintoretto. Cominciamo con una cosa che, se mi seguite su Arte per te, sapete è il mio pane quotidiano, ma che mi dava problemi da un po': la pistola per colla a caldo. Ho comprato una nuova pistola per colla a caldo. La prima pistola per colla a caldo, quella che mi vedete sempre usare nei video e che ancora funziona, l'ho comprata un po' con incoscienza, ancora non avevo neanche il canale, quindi mi serviva giusto una pistola per attaccare cose random. Ma adesso col canale mi serve una pistola più professionale. Ho tergiversato tantissimo prima di comprarla, perché quella funzionava e funzionava anche bene, però adesso è proprio sporca, lercia e brutta proprio da farvi vedere, e così ho acquistato lei, la Bosch PKP18E, che è una pistola a caldo spettacolare. Innanzitutto il marchio Bosch è sinonimo di garanzia. E dite quello che volete, ma quando c'è scritto Made in Germany, per me hanno un plus, un qualcosa in più. La precisione degli utensili che vengono da questo paese così preciso è pienamente rispecchiata anche nei loro prodotti. Allora, l'ho scelta con punta di precisione. A cosa dovete stare attenti quando scegliete una pistola a caldo? Innanzitutto al fatto che comunque raggiunga una buona temperatura, vabbè, le cose ovvie, che abbiano uno schiacciamento di impugnatura molto semplice. Questo, come andate a vederlo? Così, inseritela, fate riscaldare un pochino e poi premete. Guardate, questa io la premo e va avanti già da spenta con molta facilità. E poi ho scelto la punta di precisione proprio per quegli incollaggi più precisi, dove non voglio bruciarmi con una goccia di colla troppo copiosa e quindi dove possa così dosare il tutto. Con il suo pratico appoggio, che la fa stare così sul piano da lavoro, sono soddisfattissima di questa mia scelta e la userò prestissimo sul canale. Questa l'ho pagata un pochino di più, l'ho pagata sui 24-30 euro, non ricordo, vi metto il link qua sotto, trovate tutti i prezzi con tutti i dettagli dei prodotti. Un'altra cosa spaziale che ho preso sono della Nicholson, questi qua, questo bel pacchettino qua, e sono i Pearless. I Pearless, che sono dei Transparent Watercolors Bonus Pack, è un pacco prova di trasparentissimi acquerelli in cartina. Cosa sono gli acquerelli in cartina? Non si fumano, innanzitutto, ma cosa si fa? Vi farò una recensione di questi. Vedete, sono dei fogliettini di acquerello, sono dei fogliettini su cui è stesa una mano di acquerello. Vedete, questo è il colore, vi faccio vedere tutti i colori, sono veramente tantissimi, perché questo è il pacco con tutti i colori, che sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, una quarantina di colori se non mi sbaglio in questa confezione. Servono per fare delle palette super portatili. Sono degli acquerelli bellissimi, hanno un costo medio, non costano sui, sono sui 25 euro mi pare fosse questo pacco, non ricordo, ragazzi, i prezzi, è passato tanto tempo, non ricordo, li metto tutti qua sotto nell'info box, veramente, se vi interessano li trovate lì, e vi farò vedere proprio la prova su strada di questi acquerelli fenomenali, famosissimi in tutto il mondo e famosissimi anche tra gli acquerellisti e tra coloro che praticano la brush lettering. Sono una soluzione meravigliosa per chi vuole un acquerello tascato
inevitabile, vi farò vedere come comporre una palette, vedrete, ci divertiremo con questo, con questa bellissima novità, come ci divertiremo un sacco anche con loro. Vi faccio vedere della Coliro ex Fintech, prima si chiamavano Fintech questi colori, arrivano i Pearl Colors. Cosa sono i Pearl Colors? Sono degli acquerelli pearlescenti o metallici qualsivoglia, anche questi made in Germany. Allora vi faccio vedere le cialde, questi sono i toni del dorato e del silver e del perlato, sono bellissimi. E questa invece è la palette multicolor, una delle loro palette multicolor. Non sono per nulla economici, ogni palette costa intorno alle 30 euro, però sono molto molto particolari. L'unica cosa che mi ha lasciato molto delusa di questo oggetto, che è una cosa infinitesimale, figuratevi, ma è il pack. Il pack lo trovo molto scadente per il prezzo che ha il contenuto e per il valore soprattutto che ha il contenuto, perché vi posso assicurare che sono bellissimi. Anche di questi vi farò una recensione spaziale molto presto, ditemi se le volete separate o unite, se volete un'unica recensione per dorati e multicolor o se volete due recensioni differenti, forse una viene troppo lunga, fatemelo sapere tra i commenti, e tra i commenti vi lascio anche i link di questi prodotti bellissimi. Quindi capirete bene che quest'anno su Arte per Te si affacciano molte molte novità. Ho comprato, perché vi ho fatto la recensione e mi sono accorta di non averlo, ho comprato anche il blender dei Copic, il numero 0. Questo serve esattamente come un blender a matita per miscelare i toni tra di loro. A cosa serve il blender? Lo trovate in questo video qui che vi ho postato da poco, e si usa alla stessa maniera per i Copic. Vi lascio qui anche la recensione dei Copic e la recensione sui pennarelli, qui troverete tutto sul mondo Copic, e questo appunto è quello strumento che serve per miscelare insieme i vari toni dei pennarelli Copic. Non è finita. Girovagando, a circa 10-12 euro ho trovato una cosa fighissima di una marca che non vi so dire, ma mi metto il link qua sotto perché è tutta in cinese, non vi so dire che marca sia, ma non è un basso costo, non è un low cost, non è un prodotto cinese, non è una cinesata, ecco, non è una cinesata, è un prodotto cinese ma non è una cinesata, penso sia cinese o giapponese, non lo so, non lo so ragazzi, ho visto solamente le caratteristiche del prodotto. Sono delle brush pen, cioè dei pennarelli, questi con la punta in feltro che simulano la piega del pennello quando li date, un po' come i Copic, metallizzati, stupendi, stupendi, stupendi sui fogli bianchi, ma fenomenali sui fogli neri. Ve li farò vedere, vi farò una bella recensione anche di questo prodotto che costa veramente pochissimo ed è bellissimo. Quest'anno mi sta andando con il metallico e il perlato. E poi ho voluto provare un prodotto per voi, io per me non l'avrei preso, però, perché ne ho tanti, lo sapete, però ho detto devo dare un'alternativa low cost a tutte quelle persone che vogliono magari accostarsi allo scrapbooking, alla calligrafia moderna o al disegno con penna, con pennarelle d'inchiostro, che non faccia dilapidare loro un patrimonio ed avere comunque un bel bagaglio colori che possa accompagnarli nelle loro sessioni di lavoro. E allora ho voluto provare questi 100 Colors Dual Tip Brush Pen. Allora, sono, vi faccio vedere, sono 100 pennarelli penna, perché sono dual tip, hanno una doppia punta. Vi esco la palette dei rossi, degli aranci rossi, guardate, sono così, sono 100 colori, quindi tutte le colorazioni. Prendo un rosso e vi faccio vedere, hanno la penna brush, questa qua in feltro pieghevole come i Copic, e dall'altra parte invece di avere il pennarello tipo evidenziatore hanno una cosa fighissima, hanno la penna 04 tipo tratto pen, quindi potrete fare disegni magari contornati a penna e colorati col pennarello, bellissimi. Devo dire, li ho provati, si comportano bene. 100 pennarelli doppi costano una cosa come 30 euro, quindi nulla, nulla rispetto al panorama dove un colore costa 7-8 euro, no? E allora guardate, qui c'è il tono dei verdi e dei fluo,
qui c'è la palette dei blu e dei viola, sono bellissimi, io starei ore e ore ipnotizzata a guardarli. Qui i verdi, gli azzurri e i terra. E qui gli ultimi toni, i marroni, i neri e qualche rosa. Quindi un range di colori veramente completo nella duplice funzione di pennarello a punta a pennello e penna 04. Vi farò vedere anche la recensione di questo prodotto, sono sicura che vi interesserà tantissimo, proprio perché ho voluto provarli per darvi, perché molto spesso mi chiedete: ma un'alternativa economica, un'alternativa economica, io a casa un'alternativa economica non ce l'avevo, l'ho acquistata per fornirvi una conoscenza che anche a me mancava, per capire insieme come questi materiali funzionano. E questi si chiamano, comunque anche di questi trovate il link qua sotto, così se li cercate, Dual Tip Brush Pen. Benissimo, 100 pennarelli sui 30 euro. Alla fine metto i prodotti inviatimi dalla Tintoretto che useremo insieme. Ho già l'acquolina nel guardarli, perché questi sono dei pezzi meravigliosi. Poi questi col manico blu mi piacciono tantissimo. La serie di pennelli sintetico bronzo, voi sapete che amore io abbia per i pennelli sintetici che simulino un po' la martora, insomma sono dei pennelli adattissimi all'olio e all'acrilico, manico lungo, quindi per tela a cavalletto, stupendi, li proveremo insieme e quindi riprenderemo tela a cavalletto. E poi sempre l'eccellenza corre sul filo, questi col manico così terra di Siena, no? Quel rosso, quel legno trattato col terra di Siena, laccati proprio, e questi sono in martora super colischi. Questi sono un gioiello, ragazzi, questi sono un gioiello. Li faccio ancora, ve li faccio vedere così, perché so che anche l'occhio gode nel vederli da nuovi. Sono bellissimi, vero? Non vedo l'ora. Poi hanno mandato una serie novità che è il sintetico furetto e il sintetico mercurio. Hanno entrambe la caratteristica del manico non laccato, quindi un manico che non scrosta facilmente. Sono neri, sono bellissimi, adattissimi ovviamente agli acquerelli, anche questi, e anche all'acrilico diluito, ma soprattutto io penso all'acquerello. Anche questi li proveremo insieme. Bene, queste le novità del mio piano da lavoro per l'autunno di Arte per Te. Ditemi cosa vi è piaciuto di più, ditemi cosa vorreste vedere, in che ordine vorreste vedere le recensioni di questi prodotti, fatemi sapere se vi hanno incuriosito, fatemi sapere se li conoscete, se qualcosa di qua... Ah! E poi, dulcis in fundo, una cosa che mi serviva da troppo tempo, avevo procrastinato l'acquisto e ve la faccio vedere. Preso da Tiger ieri la base porta rocchetti di scotch, questa, perché io ogni volta quando faccio lavoretti, quando faccio, ma anche quando fodero i libri a Enzo per intenderci, mi tolgo la vita a cercare sempre il capo dello scotch. Invece così, con una bella base solida, il porzionamento dello scotch diviene una cosa agevole e umana. L'ho preso 4 euro da Tiger, è bellino bellino, è per i rocchetti piccoli, ma a me va benissimo anche per i washi tape, sapete, quando fate i lavoretti e non vi va ogni 5 minuti con le forbici, poi si attaccano alle lame delle forbici pezzetti di scotch e uno si arrabbia. E invece no, non arrabbiatevi, compratevi una base da scotch, questa è bella, ve la faccio vedere, perché è bella solida, cioè la poggiate sul piano da lavoro e potete lavorare agevolmente, tranquilli che non si sposti. È anche un bell'oggetto da vedere, tipo in plastica, tipo un po' martellatina, è carina, non è una cosa dozzinale brutta da ufficio, è molto bellino, può stare anche su un piano da lavoro ordinato. Bene, queste le new entry di Arte per Te, ciò di cui sentirete parlare nei prossimi video. Fatemi sapere se conoscevate qualcosa di quello che vi ho fatto vedere, se l'avete già provata, fatemi sapere cosa volete che io provi per prima insieme a voi, fatemi sapere tutte le curiosità che avete, in modo che io poi nei video in cui vi faccio vedere questi prodotti, nelle loro recensioni e nelle loro performance, possa rispondere alle vostre domande. I link di tutti i prodotti che ho acquistato li trovate qua sotto, i link
i prodotti della Tintoretto mi sono stati inviati, quindi cercherò il link relativo sul sito della Tintoretto e ve li metterò qua sotto, e poi i rimandi più dettagliati li avrete nei singoli video dedicati ad ogni singolo prodotto. Oggi vi ho fatto semplicemente una haul, un video un po' diverso per farvi assaporare quelli che saranno i sapori dell'autunno di Arte per Te. Ditemi con cosa volete cominciare. Bene, io vi mando un grande bacio, vi auguro una buona fine estate, anche se qui ancora si schiatta di caldo, e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!